Oggi a Taranto il primo getto di cemento di quella che sarà la nuova caserma sommergibili Farinati. Ammiraglio, si inserisce in un contesto più ampio, ovvero la costituzione recente di un polo nazionale della subacquea che sta facendo guardare la nostra marina con attenzione dalle altre marine del mondo. Ci siamo mossi per primi in questo campo. Oggi è stato davvero emozionante. Nel mio attuale ruolo di comandante della squadra navale e anche figlio di ex sommergibilista nonché tarantino di adozione, consente di fare un enorme passo avanti nella logistica di supporto alla componente sommergibili. Ammiraglio, ci conferma che sono in costruzione nuovi battelli, i New Future Submariner, 8 unità. Sostituiranno i battelli della classe Sauro. Uomini e mezzi dell'impresa affidataria, la Cobar di Altamura, sono al lavoro. Tutto sarà nuovo, si prevede di ultimare i lavori ad aprile del 2026 per un importo di circa 14 milioni di euro. Resterà originale soltanto il bunker di epoca bellica. La nuova caserma riunirà tutti i servizi e gli uffici, ma anche gli alloggi di Conflot Somme, al momento sparpagliati. Questa invece, la storica palazzina ufficiale, verrà restaurata, diventeranno anche questi degli alloggi al termine di quelle lavorazioni. Resta al suo posto con le sue funzioni, la scuola. Quali sono le insidie maggiori che rischiate di incontrare in queste lavorazioni? Ma diciamo che le insidie maggiori le abbiamo superate perché abbiamo fatto i lavori di demolizione che sono stati molto complessi, anche perché c'erano delle insinuazioni di amianto che abbiamo dovuto smaltire con le procedure di legge, e soprattutto le fondazioni con palificate che abbiamo finito, e quindi da lunedì cominciamo con il fabbricato in elevazione. La demolizione è iniziata circa 9 mesi fa, invece la caserma è rimasta attiva fino ad una quindicina di anni fa. Ospitava il 4° dei 13 gruppi di sommergibilisti durante l'epoca di guerra. Poi furono soppressi e Taranto divenne l'hub italiano principale. E nel 1990, come testimonia questa foto, la città bimare fu scelta per festeggiare il centenario dei sommergibilisti con Cossiga.